Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale, se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado a colorare i miei jeans sbiaditi e vecchi con la coloreria italiana nel colore blu jeans. Ho trovato questo prodotto in offerta su Amazon ed era un po' che volevo provarlo, quindi ne ho approfittato perché era anche un po' che volevo ricolorare i miei jeans, perché erano veramente molto sbiaditi. La confezione si presenta in questo modo che vedete. Sul retro ci sono scritte le indicazioni su come andare a utilizzare questo prodotto, ma sopra sul tappino c'è anche una piccola brochure dove trovate passo passo tutte le indicazioni per poter andare a colorare meglio i vostri capi. Come state vedendo, sto mettendo i jeans all'interno della lavatrice, questo perché il capo deve essere bagnato prima di andare a utilizzare coloreria italiana all'interno della nostra lavatrice. Quindi come primo step ovviamente facciamo un rapido e andiamo a inumidire, a bagnare i nostri vestiti. Una volta inumiditi i nostri capi possiamo andare a scartare la nostra coloreria italiana, a rimuovere tutte le parti che servono, quindi anche il piccolo dischetto che c'è sopra di carta stagnola, e una volta fatto lo andiamo a posizionare in piedi, quindi dritto sopra i nostri jeans. E si può andare a azionare la macchina così da far finalmente ricolorare il nostro capo. Nel frattempo vi mostro questo opuscolino di cui vi parlavo, che si trova esattamente sopra il tappo di alluminio che ho tolto prima. L'avete visto nella crepe precedente. Qui ci sono scritte tutte le indicazioni, passo passo esattamente cosa dovete fare, quindi se avete dei dubbi potete tranquillamente leggere lì, e anche tutti i colori, in modo tale che voi capirete di che colore diventerà il vostro capo una volta colorato. Finito di colorare, tolgo il contenitore di coloreria, aggiungo il mio detersivo e a quel punto faccio un ciclo di lavaggio per togliere tutti i residui di colore che sono rimasti. Una volta terminato il lavaggio per rimuovere tutti gli eccessi di colore in più, posso andare ad asciugare tutti i miei jeans all'interno della mia asciugatrice, perché così restano più morbidi. Vi faccio vedere anche i residui di colore che ci sono all'interno della lavatrice. Quando avviene questo, ovviamente dovete andare a fare un ciclo di pulizia sul vostro cestello per evitare che i capi successivi si vadano a sporcare del colore che voi avete utilizzato per tingere il vostro capo. Per far questo io utilizzo questo prodotto di Stenom che si chiama Machine Boost, che va bene sia per lavatrice che per lavastoviglie, e faccio andare un ciclo di pulizia che è programmato all'interno della mia lavatrice. Una volta asciugati i miei jeans, il risultato è questo. Tutte le parti più opache sono state coperte e sono molto soddisfatta dell'uniformità di colore che è avvenuta. Sono jeans vecchi, quindi è chiaro che certe parti rimangano un po' più rovinate, però a me coloreria italiana è piaciuta, io l'ho approvata. Fammi sapere se anche tu l'hai provato, se questo video ti è stato utile, così da capire come colorare il tuo vecchio capo e ridargli nuova vita. Ricordati di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok, al canale, e lascia un pollice in su se ti è piaciuto questo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!